tatto stavolta. Allora, intanto vi ringraziamo per la diretta di qualche giorno fa, è stata fantastica, ci siamo divertiti e... Sto annuendo. Bene, siamo un nuovo video. Delle domande risposte del vecchio. Oh, vedi che non ti ricordi, ciccia. Dov'è l'improvvisazione? Appunto, non ci siamo neanche preparati. Certo. Tutto il problema. Non so, dobbiamo uscire in giacca e cravatta. No, deve essere una chiacchiera. In giacca e cravatta. Guarda che io sono un figurino. Quando mi metto in giacca e cravatta. Cioè mai. Non mi hai mai visto, però io ci sono. Boh, bando le ciance. Ciancio alle bande. Ciancio. Abbiamo domande questa settimana? Sì, tante. Certo, se no non facevamo il video. Possiamo iniziare. Allora, Lorenzo Benjo. Ah, Lorenzo. Ciao. Ti fa tre domande. In una. Cioè, tre domande. Ciao Max, tre domande. Cosa usi per archiviare i tuoi video non solo su YouTube ma anche quelli di famiglia? Sui camper tipo Vecio come ti creavi la corrente? Internet sui camper com'è? Ci sono parabole o avete qualcosa di particolare? Grazie. Bene, andiamo alla prima domanda. Allora, sistemazione di archiviazione dei file di tutti quelli che ho, video e foto. Ho degli hard disk esterni da 1 o 2 tera. In principio, fino a 4 anni fa, usavo i classici CD-ROM. Mettevo lì dentro tutti quanti e quindi ho i file archiviati lì. Adesso in hard disk. E sul cloud c'ho qualcosetta, ma pochissima roba. E basta, altro non ho altre forme di archiviazione. Poi... Come ti creavi la corrente sul Vecchio? Cioè sui camper tipo Vecchio? Sì, il Vecchio. Uno era. Uno. Lo so che era uno. Allora, sul Vecchio avevo un pannello monocristallino da 100 watt. Avevo fatto io l'impianto con una batteria da 100 ampere, solo che avevo dei problemi con quella lì perché se non c'era tanto sole non riuscivo mai a caricarla. E quindi dopo ho messo una batteria da 60 ampere e con quella era sempre bella carica. Di quell'impianto lì non l'ho collegato la batteria di servizio al motore, ho voluto tenere staccate le due cose anche perché la centralina del pannello che avevo gestiva una batteria sola e non due, quindi io l'energia me la producevo così. Poi, se non ricordo male, la terza domanda vuoi? Non so. Sì, internet sui camper, com'è? Ci sono parabole o avete qualcosa di particolare? Allora, internet noi non abbiamo niente, facciamo hotspot con i nostri cellulari per usare i nostri device, quale i tablet e i PC. Anche sulla diretta dell'altro giorno, sulla live, che c'eri anche te, avevamo il mio iPhone come hotspot e quindi navighiamo con quello. So che esistono delle antennine per amplificare il signale per catturare i wifi della zona. E so che si trovano su vari siti di e-commerce dove poterle trovare. E parabole, c'è anche il sistema di internet via satellite, mi ero un attimo informato ma non avevo capito bene come funzionava, ma era un discorso di costi alti. Però ti dico, noi usiamo l'hotspot con gli operatori locali, nazionali, ovviamente quando siamo in Italia, e quando siamo all'estero ci appoggiamo agli operatori con le nostre sim locali. Di solito per in Spagna mi entra la Movistar, in Francia l'Orange. Non abbiamo preso, per dirti, le sim, visto che stiamo parlando di operatori, non abbiamo preso le sim locali perché in Spagna costa di più l'uso di internet. Difatti avevamo visto i prezzi, era inaccessibile veramente, non so, siamo tipo... Siamo fortunati qua in Italia. Sì, noi in Italia abbiamo veramente pochi soldi e tanti giga a disposizione. E poi era un'altra domanda di lui. Bene. Un'altra domanda? Sì, la fa Mimma Martinelli a me. Non mi vogliono più a me. Cosa ti dice? Ciao ragazzi, la Lucy non è friulana? Se non sbaglio, Junior è suo? Mi pare di aver inteso così.
Max fa a modo, altrimenti ti sfratta. Vedi che ce l'ha anche con me, non solo con te. State in salute, ciao Muli. Ciao, ma prima. Rispondo prima io. Rispondi prima tu. Perché, cosa? Sì, mi ho già rischiato due volte di andare fuori di casa. Difatti, quando ci capita, io vado a dormire in mansarda. Poi se ci ripacifichiamo la mattina dopo con un bacio. E quindi tutto si aggiusta, ma ho già rischiato due volte di andare fuori. E invece rispondi tu. Rispondi perché poi le ho risposto ieri nella diretta. Ah, è vero, è vero. Beh, rispondi quindi, di nuovo, dai, magari... Non... Quindi no, non sono friulana, sono friulana acquisita, come si dice. Sono della provincia di Milano, sono nata a Milano città. E da maggio dell'anno scorso risiedo in Friuli Venezia Giulia insieme a codesto individuo. Sì, perché io a Milano ultimamente c'è un po' di allergia e quindi devo venirci perché ci lavoro, perché quindi... ci sono anche le persone a me care. Eh certo, ogni tanto bisogna andare e anche quindi, a trovarli, sì, esatto. È giusto, non possiamo sempre fare videochiamate. E via. Vabbè, però del Friuli Venezia Giulia hai scoperto una patria che ti accolta a braccia aperte. Sì, quello è vero, quello è vero. Sì, è bello. Non c'è solo il cemento come a Milano. Se devo dire la verità, la preferisco alla Lombardia. Vai, noi siamo dappertutto. No? Perché mi piace di più l'ambiente, i panorami, mi piacciono di più, c'è meno cemento. Meno cemento, vero? Meno cemento. Meno cemento. Milano è una metropoli, Milano, noi qua siamo campagnoli. Milano è Milano. Abbiamo il mare, la collina, la montagna, tutto a un tiro di scioppo. Esatto. Bene, 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 dicevamo bene, viva il Friuli Venezia Giulia. Esattamente. Adesso c'è un'altra domandina di Daniele Bilotti. Mitico Max, una domanda: nel caso tu dovessi camperizzare un camion o un bus, cosa faresti? Rimarresti in Italia o ti cimenteresti nel giro del mondo? Nel caso, come vi sostenereste economicamente? Per quanto riguarda il viaggio con il cinquantino, sono altamente incuriosito. Da appassionato, come potrei non esserlo? Un abbraccio e siete mitici. Allora. Carino. Sì, è stato carino. Allora, partiamo dalla fine. Cinquantino. Lo dicevo già nella live dell'altro ieri, sto cercando il materiale. Nei vari hard disk, nei vari CD-ROM, più nei CD-ROM è quel materiale. Quindi devo andare a scalare, ne avrò più di 200 CD-ROM, quindi devo andarmi a leggere uno per uno e capire dove sono quei file lì. Ho addirittura un vecchio portatile. Penso che per maggio, visto finita la programmazione di questi video che ho già programmati, per la fine di aprile e primi di maggio dovrei già avere la puntata dedicata al viaggio col cinquantino, sia al nord Italia d'inverno e poi quello di Capo Nord che è andata a finire lì come è stato accennato. Poi, se ho intenzione di... Intanto devo vincere una schedina. Visto che adesso con questa situazione, ma... Il conto va giù, 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 giù. Amore, va giù il conto. Va molto giù. Va purtroppo. Molto giù. E il Mona non lavora, come tanti altri, purtroppo, e i soldi non entra. Allora, a parte scherzi, se ci sarà la possibilità un domani di un pullman, di un camion, si vedrà. E attrezzarlo, vi ho detto già il video dell'altra settimana più o meno le idee come sono, avevo fatto anche dei screenshot con i progetti e girare il mondo vorrei fare ancora prima l'Europa è fantastica, abbiamo tantissimo da vedere e voglio prima scoprirmela per bene tutta quanta. È vero che sono stato a Capo Nord su 2-3 volte, sono tornato giù. Sono andato giù a sud della Spagna, ho fatto il perimetro della Spagna, Portogallo, però c'è ancora tantissimo da scoprire, senza considerare che c'è ancora da scoprire tanta Italia. L'Italia l'ho girata in lungo e in largo, un po' per motivi di lavoro, un po' di piacere, però ci sono ancora tante cose bellissime in Italia
da visitare, tanti piccoli borghi, difatti ne abbiamo scoperti qualcuno ultimamente. Hai visto che belli che abbiamo visto? Sì, qua vicino a noi, No, cioè vicino a vicino a te, me, sì. Milano. Abbiamo scoperto dei piccoli borghi e Esatto. in Italia ce ne sono veramente tantissimi dove il turismo non è che va a vedere, almeno quelli più famosi, però ci sono tanti borghetti piccoli veramente che la gente non sa l'esistenza, come non ne sapevo io l'esistenza di due o tre borghetti che abbiamo visto, che li abbiamo scoperti anche per caso, a dire il vero. Esatto. Quindi, prima di pensare al giro del mondo, Italia, Europa, queste sono le mete. Poi si vedrà, si valuterà che mezzo si avrà, se ci sarà il mezzo, sono tanti fattori in conto. Come ci sosterremo? Sempre la schedina. Sempre Magari. la schedina. Ok. Ma non riusciamo a fare neanche un Allora, punto noi. noi sempre Minchia. zero Sempre zero facciamo. facciamo. Dovrebbero pagarci per il zero. No, ovviamente il lavoro mio mi dà la possibilità di stare fermo qualche mese all'anno, ma per fare un viaggio lungo è impossibile. Quindi bisognerebbe fermarsi dal mio lavoro e partire. Partire dovrei agevolare di più tutto quello che ho iniziato online, con le fotografie, la vendita delle foto, i disegni miei che metto in vendita sulle t-shirt, le cover, anche YouTube. YouTube c'è la monetizzazione, perché no? Potrebbe essere anche una fonte di guadagno, ma non che ne è, non che ne è. Però c'è gente che vive anche grazie a YouTube, quindi chissà. E poi boh, vedremo se saremo in forma, se saremo, chi lo sa. Per il momento rimane un sogno. Iniziamo a superare il Cominciamo Covid-19. a superare sto fastidio qua che ci sta tenendo fermo. Avevamo in programma. Adesso io questo mese avevo 31 giorni, dal 1° di marzo al 31 di marzo, tutti i giorni avevo lavoro. Tre città d'Italia, no, due città italiane e una città straniera, purtroppo è saltato tutto. E dopo questo mese qua di lavoro avevo uno stop di 10-15 giorni, avevo già in mente dei posti da andare a visitare per farveli conoscere. E quindi adesso ci troviamo in questa situazione qua che siamo fermi, quindi pensare adesso al futuro di un eventuale mezzo, la vedo un po'. Non so come dire, cioè, boh, diciamo che viviamo non la giornata più, ma a ore, perché veramente è così. Si vive a ore perché qua ti cambiano le carte in tavola, ci hanno tolto la cosa più preziosa che abbiamo, la libertà individuale, ce l'hanno tolta. Con questa storia qua è vero, c'è un problema, Dobbiamo dobbiamo rispettarlo, rispettare. però ci hanno tolto la libertà. Il problema è che non ci stanno dicendo neanche quanto durerà questa cosa. E quindi sta mettendo in crisi le persone, perché se uno dice ok, 2 settimane l'abbiamo risolta, si fa, anche se c'è qualcuno che fa il furbo. Però qua c'è un'incertezza totale, quindi pianificare viaggi e roba adesso non è il caso. Veramente ne No. parlavamo all'inizio di questa cosa qua, per quest'estate, visto che mi sono saltati tutti i lavori, non sappiamo neanche cosa fare quest'estate, quindi Ma mi figurati sa che lavori vedere. quest'estate. Diciamo che da metà Forse se si recupera agosto tutto. si recupera tutto e speriamo che si recupera, perché sennò sarà pesante per noi, visto che abbiamo già intaccato i nostri fondi. Vediamo, vediamo. Intanto sogniamo, sognare non costa niente, e c'è il pullman o il camion già per la testa che gira. Però mi ricordo un amico che mi diceva tantissimi anni fa che ci eravamo rivisti. Mi diceva, Max, te sei incredibile perché tutte le cose che hai dette, bene o male, le hai portate tutte a termine. Ci sono voluti magari degli anni, però alla fine ci sei riuscito. Chissà, forse magari prima che vado in cassettina anch'io, riuscirò a prendermi un camion o un pullman. Magari vecchio, roba vecchia che costa poco, però sempre grande. Amore. Vedremo, chissà. Chissà. Come siamo messi con le domande? Finish. Abbiamo finito. Che Sì, anche perché tante sono state fatte durante la live, quindi abbiamo già esaudito le curiosità dei nostri amici muli qua. Esatto. Bene, allora posso dire che il video sta finendo. Vi ringraziamo tutti. Grazie, Grazie, grazie a tutti. vedete che già incomincia a essere. Sì. Grazie a tutti per il vostro seguito. E grazie ancora per la live, ripeto, sono ripetitivo, ci siamo divertiti un casino, 2 ore e 12 minuti circa di interazione sono Sono volati, quindi vuol dire se le cose volano, vuol dire che sono state piacevoli, quando il tempo vola veloce, no? Non è Esatto. stato monotono,
Chissà, forse ne faremo un'altra, magari ditecelo voi, magari una al mese, boh, non so, la Mimma, se non mi ricordo, ci aveva detto di fare una live durante la giornata. Di quello che facciamo durante il giorno. Però, sai, ogni tanto scappa il santino. Cos'è il santino? I santi che vengono giù dal calendario con me. Ma dai, ma non è vero, che scemo. Come, da buon Triveneto? Non è vero. Ma certo, perché sei tu che sei così ogni volta, il rosario. Va bene, Muli. Un abbraccio a tutti, grazie e a presto con un nuovo video. Prossimo venerdì c'è un nuovo video che arriva, ma non mi ricordo cos'è. Bene, neanch'io. Ciao. Ciao.